della Costituzione della Repubblica Italiana, alla fine di una lunga guerra che aveva portato disordine, caos e ingiustizia. La nuova legge ha invece portato ordine, uguaglianza, pace e libertà. La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Essa è composta da 139 articoli e da questi articoli hanno origine tutte le altre leggi dell'Italia. La Costituzione è un po' come un libretto di istruzioni che ci indicano la via dello stare insieme armoniosamente. I temi trattati sono numerosi. Tra i primi 12 principi fondamentali spicca l'articolo 9 e noi abbiamo deciso di approfondire i suoi contenuti, perché la persona vive in un contesto culturale, geografico e politico. Ognuno è cittadino della sua famiglia, della classe, della città, della provincia, della regione, della nazione, dell'Europa e del mondo. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Siamo stati i primi al mondo ad avere un tale articolo. I padri costituenti hanno guardato molto lontano, hanno fatto diventare legge la nostra memoria storica. Il cuore della nostra identità risiede nel nostro patrimonio artistico e nella capacità creativa degli italiani. Abbiamo scelto di far rivivere la storia di Leonardo da Vinci, perché la sua vita ha insegnato a tutti che l'esistenza di un uomo è ben spesa quando il suo tempo è riempito dell'agire creativo e costruttivo. Amava la bellezza semplice ed armoniosa della natura e desiderava capirne i segreti, ma il suo più grande sogno era che l'uomo potesse librarsi nell'aria come un uccello. Infatti era ricco di interessi, conoscitore profondo di scienze, tecniche e arti del suo tempo, sperimentatore, ricercatore, indagatore della natura e dell'anatomia umana, osservatore della realtà con gli occhi dello scienziato. Scienza e pratica sono per lui indissolubili. Oggi si rimane stupiti e ammirati nel riconoscere nei suoi schizzi i progetti di molte macchine moderne, dal sottomarino all'elicottero. Farò carri armati coperti, sicuri e inoffensibili, capaci di sfondare le fila del più agguerrito e numeroso esercito. Osservò a lungo il volo degli uccelli. Sfruttò le sue conoscenze tecniche e ingegneristiche per realizzare alcuni progetti di macchine volanti. Verrà il giorno in cui l'uomo potrà librarsi in volo. Se non sarò io a farlo volare, ci sarà qualcun altro che realizzerà questo sogno. Aveva già progettato le più grandi invenzioni del XX secolo. La sua vera rivoluzione è nell'aver unito insieme scienza e arte. Conoscere il passato è necessario per capire il presente e progettare il futuro. L'Italia è stato di cultura, di ogni parte.